Amici, ben ritrovati in questo video. Video che parte in maniera un po' strana perché ho già la chitarra in mano. E non dovrebbe essere strano perché il mio è un canale di chitarra, ma chi mi conosce sa che è un po' strano. Dopo tanti video, e direi anche a grande richiesta, ho deciso di tornare a insegnarvi qualcosa. Dall'alto della mia onnipotenza. In realtà sono semplicemente tre lick che uso spessissimo, ve ne siete accorti nei video, mi avete chiesto di insegnarveli, ed ecco qua il video pronto per voi. Ad alcuni di voi a primo acchito potranno sembrare molto complicati, in realtà non lo sono assolutamente. È semplicemente un modo di utilizzare alcune tecniche molto semplici in maniera da creare dei lick un po' più complicati. Devo ammettere che questi lick secondo me sono molto fighi, motivo per cui li uso così spesso. Se riuscite a impararli, fatevi un video su Instagram, taggatemi e voglio vedere come ci siete riusciti voi. Sigla, partiamo col primo lick. Ok, in realtà è davvero molto molto più semplice di quello che sembra. Anzi, è un modo per evitare di fare cose più difficili, perché io sono scarsissimo con la plettrata alternata, non è proprio il mio territorio, quindi ho cercato di sviluppare la tecnica alternativa alla plettrata alternata, ovvero l'economy picking, che è praticamente la chiave per realizzare questo lick, per eseguirlo bene. L'economy picking è quella tecnica, per chi non la conoscesse, che ci permette di evitare la plettrata alternata. Per passare da una corda all'altra, solitamente con l'alternata, dovremmo fare un movimento verso il basso e uno verso l'alto, o viceversa. In questo modo. In realtà nell'economy picking non c'è bisogno, si fa un movimento sempre verso il basso o sempre verso l'alto, accompagnando il movimento nel cambio della corda. Somiglia un po' allo sweep, se vogliamo. Questo lick intanto è molto facile perché si basa tutto sul box di pentatonica più famoso del mondo. Questo, ragazzi, lo conoscono pure i muri, credo. Intanto il lick parte dalla quinta corda e non dalla sesta, e vi consiglio di spezzettarlo in modo da impararlo in maniera più efficiente. Quindi partiamo così. E poi aggiungiamo l'economy picking. Quindi la frase che si ripete è sempre questa. A questo punto dobbiamo farla continuare sulle altre corde usando sempre l'economy picking. In questo modo, in realtà è molto semplice, quando entrate nel meccanismo la mano va praticamente da sola. L'importante è cercare di entrare nel groove, nel timing del lick. Cercate di provarlo spezzettato, così come ho fatto io, quindi per coppie di corde. Una volta che avete chiaro il movimento principale, provate a unire le coppie e il movimento e seguite il box della pentatonica scendendo. Lick numero 2, anche questo si basa fondamentalmente soltanto sulla pentatonica, ma non ci fermiamo più solo sul primo box. Andiamo praticamente a toccare tutti e cinque i box della pentatonica. Se non conoscete i 5 box, questo lick è un po' più complesso da comprendere, non tanto da eseguire. In ogni caso, se non li conoscete, vi lascio il link qua sotto alle tab dei 5 box della pentatonica. Forse questo sembra un po' più difficile di quello precedente, ma in realtà è anche più facile. Ve lo faccio vedere piano e vi spiego anche che cosa sta succedendo esattamente. Stiamo
Stiamo semplicemente collegando i 5 box di pentatonica utilizzando solo le ultime due corde. E l'unica tecnica che veramente sto impiegando qui è lo slide, perché alla fine la plettrata è molto semplice, non è certo una plettrata alternata complicata questa. Si parte con un pull off sulla corda di Mi. E si sale seguendo il box di pentatonica sulla corda di Si, in questo caso invece plettriamo entrambe le note. Il passaggio successivo è semplicemente plettrare e fare uno slide sulla nota successiva della pentatonica. Sto semplicemente facendo pull off, due plettrate, slide, pull off, due plettrate e così via. Suggerimento che vi do in generale, sia che state imparando questi lick che qualsiasi altra cosa, cercate di spezzettare quello che state imparando in pezzi e imparatelo bene in pezzi. Quando riuscite a fare la prima parte del lick, cioè questa, alla fine si tratta semplicemente di aggiungere uno slide e ripetere, slide e ripetere, slide e ripetere, è molto semplice. Pentatonica, slide, pentatonica, slide, pentatonica, slide, pentatonica, slide. Terzo lick, questo è leggermente più difficile dei precedenti, adesso vi spiego perché. Mi raccomando, provate a farlo e taggatemi su Instagram. Ve lo faccio vedere lentamente. Questa volta è un po' più difficile perché non stiamo semplicemente più usando solo la pentatonica. Per farlo più veloce io lo faccio utilizzando il chicken picking. Se non conoscete la tecnica l'ho già spiegata in un video precedente. Ma si può tranquillamente fare anche soltanto con la plettrata normale senza utilizzare le dita. Siamo in tonalità di Mi minore, la cosa più difficile è che stavolta stiamo suonando note che non sono su due corde vicine. Vi suggerisco di cominciare a capire bene la prima parte del lick, che è questa. Una volta che avete questa parte, aggiungete lentamente le altre, che sono più semplici. In realtà la difficoltà sta nel partire. Mi avevate chiesto questo video in tanti e spero di avervi messo un po' alla prova. Non sono lick proprio da novellini, ma neanche cose difficilissime, quindi prendetela come un'occasione per migliorare e non trovate scuse. O vi slappo la faccia. Ricordate che vi ho sfidato ufficialmente, quindi aspetto i tag su Instagram. Questi lick sono perfetti alla fine per chiunque non abbia tanta voglia di studiare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere più video di questo genere. Se volete anche vedere come li suono dal vivo, mi raccomando, non mancate il 23 e il 24 novembre a SHG. Sarò quindi a Milano sabato e domenica, se vi va di passare vi lascio qua sotto in descrizione gli orari degli appuntamenti. Mi troverete allo stand di Formula B e a quello di Face Distribution. Ci vediamo presto, ciao a tutti!